fermarla ormai. Quest'Italia che cambia siamo noi. Il weekend che è appena terminato è il primo di una serie di incontri su progettare il cambiamento. Questo era su pensare il cambiamento, poi ci saranno gli strumenti del cambiamento, ci sarà occasione poi di fare pratica, di confrontare i propri progetti e così via. E questo è un po' il nostro intento, far assaggiare tutto quanto abbiamo potuto trovare in questi anni, sperando poi che ognuno, in base alla propria sensibilità, approfondisca un pezzo o più pezzi. Call out my name. And I walk through the rain. Per me progettare il cambiamento è osservare quello che ho intorno e trovare degli altri elementi che possono arricchire il mio sistema. E sto cercando da una parte e poi seminando dall'altra alla ricerca di connessione. Questi momenti così servono sì per dare informazione a chi arriva, che magari ancora non ne ha, per chi vuole approfondire cose del genere, ma a me servono per sentire e tastare le situazioni. Sono qui perché sono stato invitato da Italia che Cambia a partecipare a queste giornate di lavoro. E la transizione è, se volete, una metodologia di approccio al cambiamento che si basa sull'idea del pensiero sistemico. Normalmente l'approccio di base parte dal basso, quindi dalle persone che vogliono cominciare, ma è chiaro che in 10 anni di lavoro in tutto il mondo ormai ci accorgiamo che è diventato possibile partire a tanti livelli diversi del nostro sistema. Credo che sia questo l'elemento, diciamo, culturale più importante del lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Abbiamo dato voce a delle cose che molte persone continuavano a sentire. Molte volte immaginiamo di avere un piano B, una possibile via d'uscita dal mondo che non ci piace, e cerchiamo a tentoni una porta da aprire per uscire da questa galleria e non la troviamo. E il compito di Italia che Cambia attraverso questi weekend è proprio quello di aiutare le persone a individuare in questa stanza buia una porta, una maniglia da aprire per uscire fuori, per cambiare. Just for you.